Il traghetto è una delle manovre fondamentali nel kayak fluviale e si segue per attraversare una zona di corrente. Si parte da una zona di morta con alcune pagaiate sufficientemente energiche per superare la linea d'acqua turbolenta che si trova tra la morta e la corrente e per dare la giusta propulsione al kayak. Entrando in corrente sarà necessario anche dare pancia a monte per far scivolare l'acqua con cui andiamo ad impattare sotto lo scafo ed evitare un possibile ribaltamento. Contemporaneamente, con la pagaiata circolare o la timonata, si dovrà controllare l'angolo d'incidenza, cioè l'angolo che si forma tra kayak e corrente. Questo varia in base alla situazione e al movimento che vogliamo fare. Possiamo dire che con angoli più chiusi l'impatto dell'acqua sull'imbarcazione sarà minore, quindi sarà minore la forza che tende a farla arretrare e a far girare la punta del kayak verso valle. Sarà minore però anche la forza che tende a spostarlo lateralmente, con il risultato di un traghetto più lento e il rischio in alcuni casi di non riuscire a sfondare la linea d'acqua turbolenta tra corrente e morta sul lato opposto. Con angoli più aperti, ad esempio di 45 gradi, la velocità di spostamento laterale sarà maggiore, ma sarà maggiore anche la forza che esercita l'acqua sull'imbarcazione e la sua tendenza a girare con la punta verso valle. Pertanto dovremo opportunamente contrastare questa rotazione con una pagaiata circolare o una timonata. Con l'esperienza diventa abbastanza facile capire quale sia l'angolo di incidenza con cui effettuare un traghetto. In ogni caso, nel dubbio, conviene iniziare il traghetto con un angolo di incidenza più chiuso, in quanto è poi più facile effettuare una correzione verso angolazioni più ampie. Per quanto riguarda il punto in cui iniziare la manovra, quando possibile è conveniente scegliere la zona all'inizio della morta, in quanto la linea tra morta e corrente è meno turbolenta. Se invece sono presenti delle onde, conviene traghettare in prossimità del cavo con il corpo poco davanti alla cresta dell'onda. In questo modo la forza che tende a far scivolare il kayak in avanti contrasterà la forza dell'acqua che lo spinge verso valle, mentre un traghetto in prossimità della cresta sarebbe più scomodo e meno efficace. In molti casi, per attraversare una lingua di corrente, basterà una pagaiata circolare o una timonata, mentre in altre situazioni, ad esempio in zone di corrente più ampie, sarà necessaria una combinazione di pagaiate propulsive a monte che tenderanno a far spostare il kayak e circolari a valle che tenderanno a mantenere la giusta angolazione rispetto alla corrente. Per concludere, nella fase finale del traghetto, appena prima di entrare in morta, può essere utile aprire un po' l'angolo di incidenza per superare meglio la turbolenza tra corrente e morta. Nel momento in cui passiamo dalla zona di corrente alla zona di morta, sarà necessario variare nuovamente l'assetto dell'imbarcazione, dando pancia sul lato opposto. Questo permetterà all'acqua della morta contro cui andiamo ad impattare di scivolare sotto lo scafo, evitando perdite di equilibrio ed un possibile ribaltamento.